Allora, quali sono i rischi su un cantiere non solo correlati appunto all'elettricità? I rischi legati all'elettricità in cantiere sono dovuti ovviamente al rischio di elettrocuzione, quindi al contatto con parti che accessibili che sono in tensione. Questa è la parte più rilevante. Evidentemente nel cantiere ci sono i rischi che possiamo definire subdoli, cioè i contatti ad esempio indiretti, quindi quelli che sono su parti normalmente non in tensione ma che possono andare in tensione per difetto di isolamento. Penso alla carcassa di una betoniera, a un involucro di una gru, che sono alimentate a 220 volt e per difetto di isolamento possono portare questa tensione appunto sull'involucro esterno che, se toccato, dà appunto il rischio di elettrocuzione. Si può fare qualcosa per evitare questi pericoli? Certamente sì, cioè intanto un buon isolamento dei conduttori interni, ma questo naturalmente dipende solo dalla qualità, diciamo, dell'apparecchiatura e dal suo stato di usura. La protezione che può essere data dall'esterno, quindi nel momento in cui viene installato in cantiere, è una efficace messa a terra, quindi il collegamento dell'involucro esterno a un efficace impianto di dispersione, una protezione differenziale, cioè quello che viene definito il salvavita, con una corrente di intervento tanto sensibile, diciamo, da intervenire appena questo guasto si manifesta. Quali accortezze bisogna, diciamo, tenere per evitare il rischio elettrico o per limitare il rischio elettrico? Sicuramente una delle prime cose che bisogna sempre fare è lavorare fuori tensione, staccare l'interruttore, non avere mai impianti elettrici alimentati, in modo tale che si evita qualunque tipo di rischio elettrico. Questa è la prima cosa basilare. Una delle cose che diceva sempre un mio titolare a cui ero molto affezionato: la luce non si vede quando la prende ormai è tardi. Di conseguenza, staccate sempre la luce e lavorate in sicurezza. Questo appunto è un quadro elettrico, un esempio. Per staccare l'interruttore la cosa molto semplice è abbassare la leva per togliere tensione alla parte di circuito che serve. Una delle cose molto importanti da fare è sempre ricordarsi che c'è un pulsantino su tutti i salvavita. Ogni mese, bisognerebbe, dice la normativa, provare a premere in modo tale da fare ginnastica proprio all'interruttore per verificare quantomeno che meccanicamente funzioni, in modo tale che la disgraziata volta che serve almeno si riesce a muovere. Beh, in un cantiere purtroppo c'è l'uso abbastanza frequente di adattatori, triple e oggetti vari. Sono fortemente sconsigliati, uno perché in cantiere bisognerebbe usare prese di tipo industriale e possibilmente anche stagne, dato che c'è un ambiente spesso umidi e bagnati, e gli adattatori sono dei punti di surriscaldamento che se usati per un lungo tempo possono danneggiarsi e provocare anche incendi. Ne deriva che meno si usano meglio è. Avete gli installatori abilitati, fateli cambiare le spine, fateli usare le cose giuste in modo che abbiate meno problemi. Costa meno cambiare una spina piuttosto che dover buttarvi un quadro. In un cantiere, naturalmente, partendo dal punto di consegna dell'energia elettrica, quella che è la strada che vogliamo definire, che i conduttori percorreranno per arrivare al punto di lavoro, è il primo punto critico e vulnerabile. Quindi la connessione, la scelta di un punto di connessione dell'energia elettrica e la scelta di un percorso che non sia soggetto a danneggiamento è il primo requisito che deve essere progettualmente impostato. Poi naturalmente si diceva prima l'isolamento, quindi l'isolamento che deve nascere con l'impianto e deve essere mantenuto nel tempo. Questo è un quadro che possiamo trovare anche all'interno di un cantiere. Molte volte vediamo nei cantieri delle spinte da parte dei lavoratori nel riparare in modo autonomo in particolare prese o cavi elettrici. Spesso, ad esempio, si vede la guaina del cavo
del conduttore lesionata e il lavoratore che di sua iniziativa va a prendere del nastro isolante e cerca di ripararla in modo approssimativo. Purtroppo ci sono stati gli infortuni perché questo non garantisce l'isolamento, quindi quando in realtà questo viene a contatto con delle, ad esempio una pozza d'acqua e il lavoratore ci va sopra, se ovviamente non entrano in funzione alcuni dispositivi di sicurezza, in particolare il differenziale che deve essere presente sui quadri elettrici di cantiere, purtroppo può esserci la scarica di corrente elettrica e quindi l'infortunato subisce l'elettrocuzione con i danni conseguenti. Prima abbiamo parlato della protezione differenziale, quindi quella che assolve al compito di evitare i contatti indiretti, diciamo, di proteggere dai contatti indiretti quantomeno. Le protezioni invece da sovracorrenti mi proteggono contro eventuali prelievi di energia superiori a quanto l'impianto può tollerare, quindi a quanto la sezione dei cavi, i conduttori possono sopportare. Quindi queste protezioni sono gli interruttori magnetotermici e devono essere commisurati alla sezione dell'impianto e questa scelta deve essere assolutamente affidata a un installatore qualificato, cioè la coerenza tra le potenze in gioco e la tipologia di protezioni che vengono installate. Nei cantieri elettrici la cosa sempre più importante è affidarsi comunque a personale tecnico qualificato che vi faccia gli impianti rispettando le normative e ovviamente anche la sicurezza di tutti gli impianti. Una delle cose ovviamente che serve negli impianti di cantiere sono i dispositivi differenziali salvavita coordinati con le protezioni e l'impianto di terra, che deve essere comunque ordinario e quello supplementare. Ricordatevi sempre che le betoniere, qualunque utilizzatore voi usiate appunto in cantiere, è bene collegarlo a un dispersore supplementare, cioè piantate un picchetto, lo collegate ulteriormente a quell'impianto di terra lì del vostro picchetto, perché se disgraziatamente si interrompe il cavo di terra nell'alimentazione, avete sempre un paracadute, un po' come la cintura di sicurezza in macchina. La macchina funziona lo stesso, ma se succede un incidente e non ho le cinture, mi faccio molto più male che non se ho le cinture. Di conseguenza, la terra serve sempre. Serve per scaricare appunto tramite la terra invece che tramite il vostro corpo. Vorremmo come azienda ASL avere una maggior condivisione del rischio e dell'aspetto di qualità legato alla realizzazione degli impianti elettrici. La presenza di impiantisti all'interno di del processo di realizzazione edilizia deve essere visibile e tangibile, cioè un impianto elettrico realizzato da un professionista deve avere un biglietto da visita riconoscibile.
le norme CEI prevedono anche la verifica della necessità di proteggere i cantieri dal rischio di fulminazione. Questa verifica deve essere fatta, ed evidentemente può essere fatta solo da un esperto di impianti elettrici, e una volta che questa verifica ha dato come risultato la necessità di proteggere l'impianto e il cantiere, quindi dai fulmini, è necessario realizzare un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche. Qualora questa verifica dia come risultato l'autoprotezione, quindi la non necessità di intervenire anche impiantisticamente, questa valutazione deve avere riscontro semplicemente cartaceo in quella che è appunto la dichiarazione di conformità dell'impianto, cioè l'impianto è conforme in quanto non è necessario proteggerlo ulteriormente dal punto di vista del rischio di fulminazione. Ovviamente queste informazioni possono dare dei suggerimenti, delle indicazioni anche per le imprese edili che in questo modo possono valutare, e questo lo ritengo molto importante, la qualità del lavoro svolto dagli elettricisti, che è un lavoro sia tecnico, quindi la realizzazione dell'impianto, sia diciamo di adempimenti di riscontro cartaceo di quel che è stato fatto. In cantiere, i contatti pericolosi più frequenti avvengono con macchine quali le betoniere, quando si opera con prese a spina e manipolando cavi elettrici. Alla base della sicurezza vi è l'impianto di messa a terra, che deve essere coordinato con gli interruttori automatici installati a protezione dell'impianto elettrico. La messa a terra si realizza con una rete di dispersori collegati tra loro mediante conduttori adeguatamente dimensionati. Se dotati di isolamento, i conduttori di terra devono essere di colore giallo-verde e devono essere protetti dalle sollecitazioni meccaniche per evitarne la rottura. All'impianto di terra devono essere collegate le parti metalliche delle macchine e gli apparecchi elettrici in genere che possono trovarsi in tensione in caso di guasto. È indispensabile installare subito dopo il contatore un primo interruttore differenziale. Da questo, tramite apposita linea elettrica, si alimentano i quadri di cantiere dove sono ubicati prese e dispositivi di comando. I quadri di cantiere devono essere del tipo ASC, realizzati secondo le norme CEI e certificati dal costruttore. Le prese a spina sono protette elettricamente mediante interruttori differenziali ad alta sensibilità, che offrono anche una protezione aggiuntiva contro eventuali contatti diretti con parti in tensione. I cavi vanno scelti in modo idoneo rispetto alla posa. Quando la guaina è danneggiata, deve essere immediatamente sostituito il cavo. Non sono ammesse le riparazioni. Le prolunghe o i cavi di apparecchi portatili, quali trapani o molatrici, devono essere adatti all'uso. Mai, diciamo, queste accortezze, che dovrebbero essere un po', no, parte del bagaglio anche culturale di base di tutti noi, vengono un po' sottovalutate? Ah, questo a volte lo fanno per risparmiare tempo, per pigrizia, per negligenza, per ignoranza. Purtroppo a volte c'è gente che proprio non sa come sono le sicurezze, e c'è gente invece che per risparmiare tempo, lavoro 5 minuti, non sto a piantare un picchetto, e allora lo fa, poi magari capita il problema. Purtroppo la cintura di sicurezza bisogna mettersela anche se si fanno 10 metri in macchina, purtroppo ogni 10 metri può capitare sempre l'incidente. A che punto siamo con la formazione sul rischio elettrico? Molto indietro purtroppo, perché bisognerebbe essere molto più accorti e preparare molto di più il personale. La formazione è importante sia ovviamente per gli impiantisti, e perché appunto devono avere, essere riconoscibili da questo punto di vista della capacità di realizzazione e differenza tra un impianto dozzinale e un impianto ben realizzato. E ancora deve esserci una forte formazione da parte delle imprese edili, che devono essere intanto invitate a utilizzare e appoggiarsi ad impiantisti elettrici, e poi il quotidiano controllo a vista degli impianti deve essere un'attività che viene svolta assolutamente dalle imprese edili, e quindi questo deve corrispondere a una competenza
implicita, acquisita anche nei percorsi formativi di queste scuole edili. Il cantiere vive e convive con l'impianto, l'impianto vive e convive con il cantiere. Quindi il cantiere evolve, l'impianto invecchia. Quindi bisogna verificare la efficacia dell'impianto nel tempo. Efficacia dell'impianto nel tempo intanto con un esame a vista che io ritengo sia indispensabile già da parte degli edili. Questa è la formazione che devono avere. Per voi imprenditori, ricordatevi che l'impianto elettrico deve essere realizzato da una ditta abilitata. L'impianto elettrico di cantiere, seppur tutto sommato, nella maggior parte dei casi, piuttosto semplice, deve seguire delle precise regole. Per voi impiantisti che ci seguite, ricordatevi che l'impianto elettrico di cantiere deve seguire delle precise regole tecniche contenute in una norma del Comitato Elettrotecnico Italiano. L'impianto elettrico è diverso da quello di un ambiente ordinario, per cui occorre porre una particolare attenzione. Ricordo a voi installatori, ma anche ovviamente a tutti i cittadini, che quando vengono eseguiti degli impianti, l'installatore deve rilasciare una dichiarazione di conformità. Questo vale anche per il cantiere, e questa dichiarazione di conformità, che equivale al collaudo dell'impianto stesso, deve essere inviata dal datore di lavoro all'ASL e all'INAIL ai fini della denuncia dell'impianto stesso. Infine, per gli impiantisti, la raccomandazione è quella di documentare bene quello che realizzano, anche in previsione di possibili contenziosi o responsabilità che a loro carico se avvengono degli infortuni. Un progetto innovativo rivolto, un percorso formativo anche rivolto ai capocantiere, quindi sì. Cui partecipa chiaramente sì. Anche l'IPLE in quanto scuola professionale di lavoro. Sono percorsi di una durata di 16 mesi che puntano a fare una rivoluzione nell'approccio scuola partecipante. Non più io ti insegno e tu impari, ma noi condividiamo e cresciamo insieme. Per passare da un certo livello di capacità di gestione del lavoro, affinare questa figura che nel cantiere è di fondamentale importanza, che è quella che fa sì che tutti possano lavorare e lavorare bene. L'IPLE ci ospita spesso volentieri, è una delle scuole che sta partecipando attivamente sui due fronti, quello di essere uno delle scuole che e, diciamo, fa il percorso e è una delle scuole che supporta anche gli altri nel percorso, quindi ha un duplice ruolo l'IPLE. Nel bando ISI 2016 per i finanziamenti alle imprese, reperibile sul sito INAIL e destinato appunto alle imprese anche individuali del territorio regionale ad esclusione di quelle agricole, si segnala che tra i tre assi in cui è suddiviso, uno riguarda i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto. In occasione dei primi 70 anni di attività, l'IPLE promuove tra le tante iniziative anche un concorso multimediale sulla sicurezza, Sicuri si cresce, per sensibilizzare i lavoratori edili e in modo particolare i giovani sul problema della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. È finalizzato alla produzione di spot televisivi, filmati, fotomontaggi, lavori grafici, cartoni animati o altri materiali multimediali. La partecipazione è aperta a tutti. La premiazione avverrà il 17 maggio 2017 in occasione dell'evento organizzato per i 70 anni dell'IPLE al Teatro dell'Antoniano a Bologna. I migliori lavori saranno poi messi in onda nelle puntate della nostra trasmissione Edilizia Sicura. Tutto reperibile sul sito www.edili.com. L'IPLE dà la possibilità di introdurre i giovani preparati in uscita dai propri corsi per un periodo di stage gratuito in azienda, per operatore edile alle strutture del terzo anno e per operatore edile alle strutture del secondo anno. Per informazioni consultare il sito www.edili.com.